Allora, siamo in autunno, Arianna, Alessandro, io ho una domanda per voi però, ma i grassi nella nostra dieta, insomma, fanno bene o fanno male? Dipende da quali grassi. Mi piace questa risposta, tu cosa dici? Condividi o non sei d'accordo? E anche da quanti ne mangi. Avete perfettamente ragione, e i grassi della frutta secca ad esempio sono i grassi che ci fanno meglio in assoluto, insieme a quelli dell'olio extravergine d'oliva, insieme a quelli del pesce azzurro. Prepariamo una salsa di noci buonissima con cui andremo appunto a condire gli gnocchi di zucca. La zucca è calda, l'ho appena cotta in forno, dovrete schiacciarla con una forchetta. Molto molto bravi. Nel frattempo io preparo quella che è la salsa di noci, bevanda di soia senza zuccheri aggiunti. Ci servono le noci sgusciate, l'olio, il pecorino grattugiato e in ultimo anche un po' di mollica di pane. Voi la mangiate la frutta secca? Sì. Cosa vi piace di più? Le mandorle, le noci, pistacchi, pinoli? A me le noci. Le noci? Quindi questa salsa ti piacerà di sicuro. E a te invece, Arianna? A me di più i pistacchi. I pistacchi. Aggiungiamo come prima cosa le noci, la bevanda di soia, l'olio extravergine d'oliva e poi aggiungiamo il pecorino. Ale, è arrivato il tuo momento. Vieni e aggiungi qua dentro un po' di mollica. Perfetto. Come la stiamo facendo? Buona o no? Buona. Buona? Va bene così? Secondo me sì. Secondo te sì? Arianna, cosa aggiungo? Anche secondo me sì. Anche te, ma siete meravigliosi in cucina. Poco alla volta gli aggiungiamo farina. È una farina semi-integrale questa. Guardate, ne prendo una parte di impasto, vado a fare questa sorta di gnocchettini che faccio vedere direttamente nell'acqua calda. Sei stata brava? Sì? Alessandro, sei stato bravo? Un po' capire di sì.